in questo numero del TG Ambiente. In Italia cresce la raccolta della carta. La produzione di cartone cambia in nome dell'ambiente. Un progetto per la pesca sostenibile. In Antartide perdita di ghiaccio da record. Temperatura record di 24,9 gradi per l'Oceano Atlantico. Nel 2022 in Italia sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici, lo 0,6% in più rispetto al 2021, confermando il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030. È quanto emerge dal 28° rapporto annuale del Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, presentato a Genova. Noi stimiamo che ancora oggi purtroppo vadano in discarica 800.000 tonnellate di carta e cartone. Pensate, solo Roma manda in discarica ogni anno 120.000 tonnellate di carta e cartone, evidentemente perché non c'è un sistema di raccolta adeguato o neanche è decollato. Quindi oggi la priorità è aiutare soprattutto Meridione e la capitale perché attivi un buon sistema di raccolta differenziata. Non abbiamo un problema di impiego, nel senso che l'industria cartaria italiana nell'arco di 4 anni, con la riconversione di 3 impianti industriali, oggi già del tutto operativi, e un quarto che partirà nel prossimo anno, ha aumentato la sua capacità di riciclo, arriverà a aumentarla fino a 1.600.000 tonnellate di macero aggiuntive. Nell'occasione AMIU e Comieco hanno firmato un accordo per potenziare la raccolta della carta nel comune di Genova, che ha raggiunto le 36.000 tonnellate nel 2022. La sfida che vogliamo affrontare insieme a Comieco è quella di aumentare questo recupero di ulteriori 5.000 tonnellate, che è un obiettivo importante, ma un obiettivo che si può raggiungere in 15 mesi, grosso modo, come tempo che ci siamo dati, con tutta una serie di iniziative che saranno sia di carattere culturale che di carattere pratico. Prevista infine una serie di iniziative di incentivazione al conferimento dei cartoni per bevande nella raccolta della carta. Questa possibilità si genera anche attraverso l'attivazione di una linea di selezione dedicata presso l'impianto Relife di Santolcese. Noi abbiamo messo il nostro impianto, che è sito in Santolcese, a disposizione per tutta la fase di selezione, perché come sappiamo le raccolte urbane possono comportare il conferimento di materiali estranei. Noi li rimuoviamo, rendiamo la carta perfettamente idonea a essere lavorata nel ciclo industriale successivo e il materiale viene venduto sia alla nostra cartiera sia ad altre in Italia, Europa, estero. Un ruolo sempre più incisivo nell'economia circolare per l'industria europea del cartone e del cartoncino. È l'obiettivo della fusione prevista entro metà del 2024 tra CEPI Carton Board e Procarton. A indicare i traguardi in tema di sostenibilità è il Green Deal europeo. Michele Bianchi, presidente di Procarton. Abbiamo in qualche modo analizzato le opportunità all'interno della filiera della carta e cartone, dei cartoncini, e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso cercando di mettere insieme alla base dei produttori di cartoncino sia la rappresentanza di CEPI Carton Board, quindi dei produttori europei e degli importatori in Europa di cartoncino, con Procarton, che è l'organizzazione che esprime la comunicazione, il marketing di questi prodotti e il valore che questi prodotti esprimono. Rappresentare il ciclo virtuoso di un materiale naturale è alla base delle sfide della sostenibilità. Ci tengo a precisare, non parliamo di alberi che vengono in qualche modo utilizzati per la produzione del cartone, ma sono gli sfridi di lavorazione, quindi i rami e tutto quello che avanza dal prodotto principale, per poi finire ad essere un prodotto per imballaggi e non solo. Tramite l'industria del riciclo, questi prodotti altrimenti sarebbero non utilizzati e finirebbero in discarica. Promuovere la sostenibilità della pesca in tutte le sue dimensioni è uno degli obiettivi principali del progetto AMPA, Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione Integrata, attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale. Le aree marine protette hanno un ruolo cruciale per la tutela dell'ambiente marino e sono strumenti ideali per rispondere a 3 necessità.
conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività degli ecosistemi e contribuire al benessere economico e sociale. Tra gli enti coinvolti nel progetto AMPA c'è l'area marina protetta delle Isole Egadi. Il direttore Salvatore Livreri Console. La pesca sostenibile è, diciamo, uno strumento che serve a mantenere e a preservare gli stock ittici e quindi conservare la natura, ma conservare anche la risorsa di pesca. La sostenibilità della pesca invece è una, diciamo, un aspetto economico della stessa attività, perché il pescato di buona qualità, il pescato che ormai purtroppo esce fuori dai normali canali di vendita, di commercializzazione, deve riacquisire il suo valore di mercato, una nicchia economica di qualità che va diciamo promossa attraverso il progetto AMPA. Se da una parte l'emisfero settentrionale è soffocato da un'ondata di caldo estivo da record, al polo sud viene infranto un altro record climatico. Il ghiaccio marino antartico è sceso ai minimi senza precedenti per questo periodo dell'anno. Secondo gli ultimi dati dal National Snow and Ice Data Center, l'estensione dei ghiacci marini antartici a metà luglio risultava sotto la media trentennale 1981-2010 di ben 2,6 milioni di chilometri quadrati, un'area grande quanto l'Argentina. I ricercatori stanno ancora cercando di capire e analizzare le cause di questa brusca inversione di rotta dell'Antartico degli ultimi anni. Nello specifico, dal 1978 al 2015 si è assistito ad un trend di crescita dell'estensione dei ghiacci antartici, pur debole, bruscamente interrotto da un trend fortemente negativo dal 2016, in ulteriore accelerazione nel 2022 e nel 2023. Diversi studi indicano come potenziale causa lo strato superficiale delle acque oceaniche attorno alla penisola antartica, nel quale vi sarebbe stata intrusione di acqua più calda. La superficie dell'Oceano Atlantico ha registrato una temperatura record di 24,9 gradi. Lo rivelano i dati preliminari pubblicati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti. Secondo questi dati, la temperatura record dello scorso 26 luglio è stata registrata diverse settimane prima dell'atteso picco annuale. Un record dal sapore amaro, perché tendenzialmente l'Atlantico settentrionale raggiunge la sua temperatura massima all'inizio di settembre. Gli esperti hanno spiegato che la temperatura delle acque superficiali del Nord Atlantico continuerà ad aumentare per tutto il mese di agosto. Gli oceani, infatti, hanno assorbito il 90% del calore in eccesso prodotto dall'attività umana prima dell'era industriale e questo accumulo di energia è raddoppiato negli ultimi due decenni. Un'evidenza di questo trend è stata registrata in Florida, dove le acque dell'area marina delle Keys ha raggiunto i 38,4 gradi centigradi.